si basa sulla lavorazione di materie prime senza aggiunta di additivi chimici. Lavoriamo soprattutto con prodotti naturali. Amici all'ascolto, eccoci dunque sempre con la nostra consueta trasmissione Dentro la Notizia con l'ex assessore dimissionario Attilio Scarcella. Buonasera avvocato. Ecco, a parte ancora tutti si chiedono ma perché si è dimesso, sai, perché non è che molti credono. Poi addirittura il sindaco ha detto ringrazio Scarcella che si è voluto dimettere, però nello stesso tempo continuerà sia pure in ruolo diverso ad appoggiare la nostra amministrazione. Avvocato, perché si è dimesso? Insomma, i cittadini vogliono sapere il vero motivo, cosa è successo con lei e Patti e Sicilia Futura. Buongiorno direttore e buongiorno a tutti i cittadini di Patti e telespettatori. Perché mi sono dimesso? Bella domanda. Siamo arrivati dopo un lungo cammino a questa decisione, ho maturato questa decisione perché purtroppo all'interno del gruppo con il quale ho iniziato questo cammino si è creata una spaccatura che ha portato un allontanamento mio da questo gruppo, legato a modi di fare la politica diversa, a pensieri diversi, a modi di interagire con le persone diverse, e questo purtroppo ha creato questa frattura che adesso andava avanti da un paio di mesi e che ovviamente non mi consentiva di operare in maniera serena. Questa assenza di serenità ha portato questa mia decisione. Dopo un lungo tempo di un paio di mesi ho maturato questa decisione proprio per evitare sia l'amministrazione Aquino sia all'interno della cittadina, evitare problemi legati a questa, diciamo, scissione interna. Ecco, andando ad analizzare praticamente questi 9 mesi di sua attività, innanzitutto si era partiti con la cosa del camperaggio, c'è stata qualche problematica, anche se tutti riconoscono che effettivamente è stata un'iniziativa abbastanza importante, perché soprattutto a Marina dei Patti si era verificato un notevole supporto da parte dei parcheggiatori, specialmente dei turisti che venivano a posteggiare, e nello stesso tempo avevano tutta messe a disposizione tutte le attività per poter passare un periodo estivo abbastanza tranquillo. Però tutto ad un tratto poi è successo quello che non si aspettava e si è dovuto. Il perché? Guardi direttore, intanto inizierei un attimino facendo un passo indietro. Quando ho deciso di iniziare questo percorso politico, ho avviato assieme a un gruppo di amici questo progetto, credendo di poter fare una buona pianificazione per il nostro territorio, per la nostra città, e con questa riuscire a creare le basi per dare sviluppo alla nostra città a Patti. E sulla scorta di questa idea ho deciso di scendere in campo. Sono sceso in campo con un movimento, con un partito che non ben, diciamo, calza le mie idee, perché sono sempre stato una persona di destra, però il nostro è un paese piccolo, ho pensato bene che ormai la politica la devono fare le persone, e ho pensato bene che un gruppo di imprenditori, di persone, si potessero unire insieme, professionisti e quant'altro, per sviluppare quelle che erano, diciamo, le nostre idee e portare avanti quelle che potevano essere le prospettive nuove per la nostra città, sulla scorta di un disegno, di un progetto, di un master plan che avrebbe visto Patti diventare, diciamo, il fiore all'occhiello, ritornare ad essere il centro dell'economia del Tirrenio e quindi della provincia di Messina. Tutto questo mi ha spinto ad avviarmi, ad avvicinarmi con questi ragazzi e a portare avanti a Patti questo progetto. Si chiamava Sicilia Futura, si chiamava in un altro modo, era poco interessante, quello che contava erano le persone. Poi tutto questo andando avanti purtroppo non si è potuto fare,
ci sono stati degli ostacoli e ci siamo fermati. Queste battute di arresto mi hanno portato, come ho detto poc'anzi, a maturare questa decisione di allontanarmi. Siamo partiti con subito, trovandoci davanti, come dire, l'impegno, la decisione da affrontare in ordine al camperaggio. Questo era, diciamo, un disegno che già esisteva da tempo, sì, della precedente amministrazione, che doveva essere approvato, se non ricordo male, ad aprile, ma essendone 60 giorni prima delle elezioni non si poteva fare e quindi non si poteva portare all'epoca in consiglio comunale. Io mi ritrovai questo progetto già predisposto, già fatto, portai però degli accorgimenti perché ritenni, sulla base della mia esperienza minima di urbanista, più di legale, che andavano a portare degli accorgimenti tecnici, dei correttivi, al fine di rendere questo tipo di strumento più, come dire, consono agli interessi della città, quindi dando delle prescrizioni in più rispetto a quelle che erano nel progetto originario. E così, viste queste prescrizioni in più, diedi questi, diciamo, queste sorte di atto di indirizzo a quello che era, diciamo, il disegno, il progetto, o la determina che poteva passare all'ufficio tecnico, e maturate queste decisioni, studiate le carte, si pensò che poteva essere un progetto che poteva andare. Il progetto, come tutti i progetti che prevedono sviluppo, insediamento, attività turistiche, perché dico la nostra è una terra che deve vivere, dico di turismo, agricoltura, un po' di terziario, poteva e può essere ed è sicuramente un bel progetto. È ovvio che vanno, come dire, create tutte, come dire, quelle attività, tutte quelle, diciamo, pertinenze necessarie affinché il progetto possa realmente trovare non solo, come dire, materiale esecuzione, ma anche essere integrato nel contesto, perfetto, urbano della nostra città. Pianificazione significa proprio questo, cioè predisporre qualcosa e renderla, come dire, di utilizzo per tutti, efficiente per tutti, quindi per i vari servizi, che non doveva creare problemi per la fognatura, non doveva creare problemi elettrici, non doveva creare problemi a livello di traffico, doveva anzi agevolare quello che poteva essere una forma nuova di turismo, quella dei camper. Quindi una bellissima idea, certo, che ben strutturata, ben armonizzata nel contesto e ben normatizzata nel contesto poteva ben, come dire, essere di auspicio e di... Sì, è arrivata a toccare le 350 presenze, quindi significa... Sicuramente questo, però attenzione, dico... questo è il progetto, dico io, certo, che doveva passare, però l'attività, attenzione, mi perdoni, ecco, dico io, su questo voglio dire, l'ufficio tecnico ha dato le prescrizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la variante leggera al fine di poter effettuare in quella zona questo camperaggio mantenendo degli indici di volumetria, di costruzione e quant'altro, ma di fatto il progetto esecutivo non è stato mai redatto e quindi di fatto questa autorizzazione non è mai arrivata, quindi questa attività di fatto non poteva e non poteva in quel momento partire o essere messo in regola. Infatti all'epoca creò abbastanza, come dire, confusione, abbastanza rumore, perché comunque sì, l'attività venne portata avanti e ci furono una serie di problemi, scattarono delle segnalazioni, degli esposti, quindi voglio dire, degli atti che purtroppo non completi. E da qui mi rifaccio al mio concetto iniziale, che per quello che penso, chi fa politica, ed è uno dei motivi per i quali mi ero avvicinato, deve fare le cose fatte sempre bene, perché quando una cosa è fatta bene si potrà realizzare. Quindi se c'è pianificazione con i servizi, con le efficienze, competenze, tutto quello che ci deve stare attorno, le cose si possono fare. Ma se mettiamo una cattedrale nel deserto e non gli facciamo arrivare l'acqua, non gli facciamo le strade, non gli facciamo i servizi e quant'altro, quella rimane una cattedrale nel deserto, non è utilizzabile. Quindi il camperaggio, ottima idea, fantastica idea, ma deve essere, come dire, regolamentata, perfetto, regolarizzata e entrare nel contesto, certo, della nostra città. Quindi abbiamo chiarito anche quest'altro punto, anche per quanto riguarda la divisione, quindi sorge spontanea una domanda: se potessi ritornare indietro, cosa non farebbe? Se potessi tornare indietro, cosa non farei? Beh, guardi, sicuramente dico questo, l'ho già detto nella precedente intervista,
amministrare è bello, dà delle soddisfazioni, soprattutto quando lo fai come dire, con le persone accanto che ti hanno sostegno, che sono contente del tuo operato, che sono contenti dei risultati che porti. Io in questi 8 mesi di amministrazione che ho fatto, ho cercato di ascoltare tutti, ho cercato di mettermi nei panni di tutti e ho cercato di essere di supporto e di sostegno a tutti, sia che fossero di Sicilia Futura, che fossero di altre coalizioni facenti parte della maggioranza o che fossero anche dell'opposizione, anche perché ritengo che nel ruolo di assessore non sono l'assessore di Sicilia Futura, ma sono l'assessore della città di Patti. Essendo assessore della città di Patti, mi devo prendere l'impegno di ascoltare tutti i cittadini, tutti i lati della politica e cercare di lavorare accanto a loro con i loro progetti, con quello che vogliono portare avanti e cercare di realizzarli nel contesto della nostra città e proprio nell'interesse di tutti, perché la cosa principale è l'interesse di tutti. Un altro purtroppo dei motivi per i quali ovviamente Sicilia Futura, i miei compagni di Sicilia Futura si sono sentiti probabilmente da me forse abbandonati, proprio perché ero disponibile nei confronti di tutti e non ovviamente limitato ad uno schieramento, perché per quello che mi può riguardare, per quello che è il mio modo di essere, ho sempre ascoltato tutti, ho sempre difeso tutti nel mio lavoro e ho sempre cercato di trovare la soluzione più corretta strategicamente nell'interesse ovviamente o del mio cliente, in questo caso della mia città, perché la mia città è quello che più conta. E quindi se il mio lavoro, il mio impegno leale, corretto, a sostegno di tutti, e questo sono sempre tranquillo, sto bene con me stesso, e per me è la cosa principale ed è quello che più mi dà soddisfazione, perché tutte le mattine quando esco vado al bar a prendere il caffè o vado in tribunale o vado al comune o vado in giro per il nostro territorio o devo andare su un problema o mi dovevo spostare per andare a discutere una conferenza di servizio o altro che fosse in prefettura o da un'altra parte. Tutti i giorni mi incontro con le persone e ci metto la mia faccia. L'ho messa avanti per 40 anni e non vedo perché devo cambiarla oggi. Perfetto. E questo mi deve, come dire, sempre Certo. anticipare. Ecco, in conclusione, ha spiegato i motivi e mi sembra che sono stati abbastanza chiari i motivi per cui si è dimesso. Nello stesso tempo possiamo dire anche in risposta a conferma di quello che è stato detto in Consiglio Comunale su precisa richiesta dell'opposizione, che praticamente lei con il sindaco non ha avuto nessun diverbio o quasi. Se c'è stato qualche dottavo, ecco, può dirla. No, Diciamo e guardi, a poi. guardi, io diverbio non ne ho avuto né con il sindaco né con altri, né con qualcuno, dico, Dico, ha perché avuto solo il problema con Sicilia Futura, tutto ma qua. neanche, voglio dire, alla fine dico io sono opinioni diverse, sono modi di Certo, vedere, va di bene. fare la politica diversa. Dico io non ho nemici, non ho nessuno contro e non mi interessa neanche, perché voglio Perfetto. dire, non sono una persona legata alla poltrona, non sono una persona legata a nulla, io sono una persona che voglio dire, è molto semplice, ci mette il proprio impegno in tutto quello che fa e ci tiene soprattutto a fare bene l'interesse di tutti. Anzi, oggi vorrei cogliere anche l'occasione un attimino per ringraziare tutti i cittadini che mi hanno sostenuto, perché vorrei ricordare che nella campagna elettorale ero candidato come consigliere comunale e questo per dare maggiore sostegno alla lista. Tutti i cittadini che mi hanno sostenuto durante la campagna elettorale e che mi hanno consentito di raggiungere l'obiettivo di diventare consigliere comunale, perché lei ricorda che comunque sia le preferenze che ho preso mi hanno consentito di essere eletto come consigliere comunale. E questo per me è, come dire, una grande soddisfazione, perché tanta Certo. gente crede in me, ha creduto in me e mi ha dato il proprio voto. E quindi è come dire, un attestato di stima che mi è stato dato e devo ringraziare tutte quelle persone. Al contempo vorrei anche dire a tutte quelle persone che nel momento in cui ho deciso di lasciare il ruolo di consigliere comunale per accettare quello di assessore, era legato al fatto di dare maggiore spazio anche ad altre persone all'interno della mia coalizione e proprio per questo ho lasciato questo ruolo, ritenendo che come assessore potessi essere più al servizio della cittadina, più al servizio di tutti e non, come dire, limitare il mio compito
all'aula consiliare che, attenzione, è il punto di massima espressione della cittadinanza questo, però è anche vero che con il ruolo di assessore ho potuto affrontare tanti piccoli temi, tanti piccoli problemi, dico, con il ruolo della protezione civile ho portato avanti, come dire, degli interessi molto importanti, dico, secondo me legati, faccio l'esempio della pulizia dei tombini, che sembra una cosa sciocca o scialba, certo, sì, però se ritengo, non è una cosa sciocca, però ritengo che sia molto importante. Perfetto. Perché le alluvioni e quant'altro hanno creato e spesso creano problemi a centri, a attività commerciali, al traffico, a tante piccole cose, quindi aver fatto pulire a patti oltre 500 tombini credo che sia stato un bel risultato. Poi dall'altro lato piccoli interventi, la pulizia del fiume, ho anche avviato, dico, secondo me è un'opera molto interessante, certo, che mi auguro che venga portata avanti, perché ho avviato con uno studio molto grosso di fuori un contatto per portare avanti lo studio di vulnerabilità. Che cos'è lo studio di vulnerabilità? Lo studio di vulnerabilità riguarda sostanzialmente gli edifici pubblici e quindi tramite un sismologo viene fatta una verifica se quell'edificio è in grado di sostenere eventuali scosse di terremoto. E questa è un'attività che io avevo avviato subito dopo l'estate e che mi auguro che venga e che verrà portata avanti. Perfetto. Così come il discorso della pianificazione, sa benissimo che avevo avviato il discorso del PUDM, del piano di utilizzo del demanio marittimo. So anche su questo, mi auguro che da qui a breve tempo venga portata avanti con tutto quello che necessita. Sotto questo aspetto, lo stesso cosa possa dirsi anche per il piano regolatore. Abbiamo avviato l'ufficio del piano, che ritengo che sia il primo tassello di una scala, ma neanche una scala però molto con tanti scalini, una scala abbastanza corta, perché sappiamo che è un piano di revisione del piano regolatore già esistente, scaduto ohimè da tanti o forse da troppi anni, e che va nel più breve tempo possibile, diciamo, riaggiornato, rivisitato e rivisto. Perfetto. Mi sembra che dimentica qualche cosa ancora. No, questo no, mi perdoni, questo soltanto per dirle che, certo, la pianificazione nel ruolo di una città è fondamentale e può consentire all'amministrazione, può consentire ai cittadini, ma soprattutto a terzi soggetti che si vogliono avvicinare a patti, può consentire di potersi avvicinare, perché una buona pianificazione consentirà sicuramente a tutti di avere, come dire, la strada già battuta, e questo faciliterà investimenti, faciliterà tante cose sotto l'aspetto, diciamo, economico o turistico e, come dire, nello sviluppo del nostro territorio. Perfetto, bene, cari telespettatori, come avete potuto notare, finalmente abbiamo saputo i veri motivi per cui l'assessore, l'ex assessore Attilio Scacchiera si è dimesso, quindi ancora una volta confermato che non c'è stato nessun diverbio con il sindaco, nello stesso tempo quindi era dei problemi con il suo movimento Sicilia Futura, e quindi al momento attuale questa è la decisione giusta secondo il suo parere, e quindi grazie ancora una volta, sia grazie all'ex assessore che a voi cari telespettatori, e come al solito buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie direttore e grazie ai telespettatori. Buonasera. SRL in contrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili.
Presso la sede in Contrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.